dispiace, cara figliola, aver dovuto interrompere le tue preghiere, ma devo comunicarti una terribile notizia. Il proconsole Prisco sta organizzando una spietata caccia contro i cristiani. Sarebbe quindi opportuno che tu per qualche tempo rinunciassi alle tue preghiere, perché se i soldati dovessero arrivare qui sarebbe la rovina per tutti noi. Sì, sì, Eufema, è giusto, è giusto. Capisco che per te ogni rinuncia è motivo di sofferenza, però è necessario ora dare ascolto alle parole di tuo padre. Madre mia, io soffro di più sapendo che dovrò dispiacervi. Questi incontri sono molto importanti, perché solo così facendo ci sentiamo più vicini a Dio e protetti da qualsiasi insidia. Apprezzo i nobili sentimenti del tuo animo, figlia mia, ma permettimi di dirti che il cuore mi predice una sventura. Sventura che noi sapremo sostenere a viso aperto. Chi è con Dio nulla deve temere. Ma adesso il tempo vola e presto saranno qui i miei amici. Mi farebbe cosa grata se anche voi rimarreste in casa. Sì, sì, Eufemia, io rimarrò con te. Anch'io lo vorrei, ma impegni di lavoro mi chiamano altrove. Ah, ecco i tuoi amici che stanno arrivando. Mi raccomando di stare attenti. Perdono, mia divina, perdonami. Perché devo perdonarti? Alzati, che come te sono un'umile creatura della terra. Dimmi. Ieri, rientrando a casa, fui attaccato da due soldati di Prisco. Mi sono difeso e ucciso. Adesso il fuoco del rimorso mi brucia l'animo. Tu hai sempre detto che Dio perdona il peccatore pentito, ma non è così. Ho versato fiumi di lacrime, ho lacerato con catene il mio povero corpo, ma nulla è valso. La voce del rimorso è sempre più atroce. La visione di quei corpi strazianti mi tormenta. Perché? 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 Perché tu chiedi perdono in modo strano, solo per dimenticare. Siano vere le tue lacrime e il Signore le accetterà, così come accettò le lacrime dell'Apostolo Pietro, che pianse per lunghi anni, ma pianse amaramente, sinceramente. Abbi fede nel Signore, il buon Gesù agonizza sulla croce anche per te. A Lui rivolgi i tuoi occhi, il tuo pensiero, chiedi perdono e ritroverai la pace. E perciò mi sono fatto cristiano, e questa pianta novella che hai fatto germogliare nel mio cuore diventerà luce e gioia per la vita. Oh angelo di bontà e di amore, che baci la polvere che tu calpesti. Non ti affaticare, sei tanto stanco, pregherò il Signore per la tua salute. E tu, Valeria, qual altra angoscia affanna il tuo debole cuore? Mi rivolsi un giorno al Creatore, pregai, pregai con fede sincera, ma il tumulto che in cuor mio si agitava non si placò e dubitai, dubitai dell'esistenza stessa del Creatore. Sorella, persistente deve essere la preghiera e il dubbio mai deve entrare nell'animo di colui che prega. E tu dubitasti della verità più chiara e più fulgente. Non hai mai di sera volto lo sguardo al cielo? Hai mai visto di luci brillare il firmamento? Hai pensato all'infinito che circonda il mondo? Questo infinito che la terra fascia, che regge gli astri nel vuoto sì grande? Ebbene, la forza che regge gli astri è il Creatore. L'infinito incomprensibile è Dio. Agli uomini qual altra cosa più bella se non una sentita preghiera? Essa da questa terra ci solleva, con il Padre Dio mette a parlare le creature e la guida per una celeste patria. È vero, quale forza avete i fedenti? E poi ricordate che Cristo stesso, che figlio di Dio, prega nelle ore supreme. Fratelli, sia sempre sulle vostre labbra la preghiera. E adesso andate con la grazia del Signore. Grazie, mia divina, grazie di tutto cuore. Eufemia, tu che sei tanto buona, non dimenticarti di pregare per noi. Addio. Mio dolce buon Gesù, tu
hai tanto sofferto per noi. Allontana da me ogni tentazione di Satana. Fa che il mio pensiero sia rivolto perennemente a te. Fa che io sia interamente tua. Oh, Eufemia, Eufemia, dolce creatura, figlia mia diletta, figlia mia. Madre mia adorata, cos'è stato? Era da prevedersi, era. Su, parla. È giunto dal Mazio. Madre mia, ed è questo che vi spaventi. Ma su, via, prendi coraggio e non temere. Nessuna sventura gli ci recherà. Anzi, digli che entri subito. Qui? Ma sei forse pazza, figlia mia? No, madre, con anima e mente serena ti ripeto di condurlo qui. Il buon Gesù, che tanto assiste e protegge, illuminerà il mio parlare e farà sì che senza incidenti potremo ottenere tanto il desiderato scopo. Eufemia, Eufemia, dal Mazio chiama tanto. È un uomo così potente, ma non accetterà mai il tuo rifiuto, Eufemia. No, madre mia, ti dico che dal Mazio muterà le sue aspirazioni. Ah, ma ecco che arriva insieme a mio padre. Adorata e diletta Eufemia, lasci che ti abbracci. Bentornato, mio buon Dalmazio. Eufemia, sono stato lontano, ho viaggiato tanto e non mi concedi il piacere di un abbraccio. E sai, Dalmazio, Eufemia non prevedeva una tua venuta così presto e così vedendoti. Madre, lasci che ti parli io. Dalmazio, freni il tuo sdegno, non è un altro uomo che ho scelto, ma Gesù, il figlio di Dio. Eufemia, non soltanto il fascino della tua bellezza mi ha conquistato, ma bensì le tue virtù, i tuoi meriti, la tua bellezza che centuplica le tue doti. Ho girato tutto il mondo e mai vidi donna che potesse somigliarti. Oh fiore della mia vita, non farmi commettere un atto di estrema follia. Se non ho saputo ancora meritare il tuo amore, parla, comanda, impone, poiché farò tutto per te. E allora ascoltami. Tu sei così buono, generoso, ricco, ed hai diritto ad una felicità che io non saprei darti. Ma insomma vuoi farmi impazzire? Vuoi veramente spingermi a commettere qualche atto insano? Ma Dalmazio! Figliolo caro! Se agli occhi tuoi la mia passione per il buon Gesù ti sembra un delitto, allora condannami. Condannami pure, con tutta la tua collera e con tutto il tuo disprezzo. Anche con la morte, se vuoi. Ma che dici, Ophelia, che dici? Vuoi veramente farmi impazzire? Vuoi veramente spingermi a commettere qualche atto insano? Figliolo, calmati. Dalmazio, vedi tu quel Cristo? Egli è Gesù, il figlio unigenito dell'Altissimo, che per trarci dalla schiavitù di Satana versò per il genere umano tutto il suo preziosissimo sangue. Quel Cristo io l'amo, Dalmazio. L'amo con tutta la potenza delle mie giovani forze. Ma chi è questo Dio che ti sottrae al mio amore? L'amo perché egli è il sommo, il grande, l'onnipotente. È a lui che ho consacrato tutta me stessa. Alla fine con noi. Non lo sarà già mai, non lo sarà mai. Sarà lui il mio sposo divino e lo sarà. Eufemia, reggitore di tutto il creato e padre misericordioso di tutti noi, egli asciuga e lenisce i nostri dolori. Dalmazio, avvicinati e prostati dinanzi a lui sulle tue ginocchia. Inizia da questo istante a conoscerlo, amarlo e venerarlo, perché egli è anche il padre tuo divino. Ma cosa sta avvenendo in mente? Dovrebbe essere calma i violenti battiti del mio cuore. Uno strano bagliore copre il mio sguardo. Più nulla comprendo. Eufemia, dimmi tu cosa devo fare. Innalzare allo spirito divino una fervida preghiera. Ma io non ho mai pregato, non saprei pregare. Provaci, ti sarà suggerito dal cuore. Il tuo buon cuore d'ora in poi appartiene a Gesù, come il mio. Gesù, Signore, aiutami.